Una leggenda italiana, non soltanto del ciclismo, abbiamo con noi Felice Gimondi! Grazie, applausi, grazie, ciao a tutti! Qua, qui, bello comodo, dalle spalle molto la schiena. I signori, Paolo, i signori, sono signori sempre. Perché pensavo che era già in fuga, ho detto magari è andato in fuga come ai vecchi tempi. Se potessi lo farei, ma ormai sono sciupato. Un po' l'età, un po' il resto, un po' la salute, qualche problemino con gli anni arriva. La pressione? Questo momento la pressione, ma che non una dietro l'altra. Cavolo, è come... E gli anni, se quando passano, passano, quanti ragazzi. Quanti anni sono? Quanti anni? 76 quest'anno. 76 vissuti alla grande, perché non è che ha riposato molto Felice Gimondi. Poi 76, considerando il lavoro che ho fatto, qualche volta per andare dietro quella bestia là, che era il MERS, ho fatto dei fuorigiri e quindi mi ha lasciato qualche ricordo problema negativo. Allora si stava dietro la locomotiva, ma adesso i vagoni fanno fatica. Allora vediamo subito un filmato veloce per vedere chi era Felice Gimondi, la nostra social car. Vediamolo insieme. Felice Gimondi, nato a Sedrina il 29 settembre 1942, è un ex ciclista su strada. Ha corso come professionista versatile dal 65 al 79, molto abile nelle salite ma anche nelle volate. Nonostante la sua carriera sia stata parallela in gran parte a quella del cannibale Eddy Merckx, Gimondi non si è di certo lasciato mangiare ed è riuscito ad ottenere numerosi successi. È infatti uno dei pochi professionisti ad aver vinto i tre grandi giri, il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta. Inoltre nel 1973 ha vinto anche un campionato mondiale. Dopo il suo ritiro si è dedicato alla carriera di allenatore per la Gavis Bianchi e alla sua splendida famiglia. Da 50 anni è fedelissimo marito di Tiziana Bersano, incontrata tra una festa e l'altra nella Riviera Romagnola e dalla quale ha avuto due bellissime figlie. Desideroso di altri successi, svolta nella letteratura e pubblica un libro nel 2016 chiamato Da me in poi. Fiero dei suoi risultati, appassionato della sua professione e con il sorriso sulle labbra. Insomma, felice di nome e di fatto. Felice Gimondi, mi ricordo la scena della prima bicicletta, o meglio, quando ha raccontato la prima bicicletta che ha visto, perché adesso noi abbiamo tutto a disposizione. Abbiamo i telefonini, le macchine, ma com'era? Sedrina era il posto? Sedrina, sì, un piccolo paese della Brembana di, non so se erano 3.000 abitanti, 3.000 anime. E niente, mio papà era stato 10 anni in Brasile per fare... Era un migrante. Per fare il carbone, sì, perché con quei soldi lì poi aveva comprato due cavalli, dai due cavalli siamo passati il camion. Faceva ditta di trasporti? Quindi sì, ho fatto subito la patente anch'io, ho cominciato a guidare questi mezzi. Poi quando ho visto che il lavoro era non impegnativo, facevo fatica a allenarmi una cosa o l'altra, sono diventato supplente postino perché mia mamma era postina di Sedrina. Questo col berretto, aveva anche il berretto del supplente? E non davano tutte le cose che danno adesso, adesso hanno anche il motorino, ma allora... Solo bicicletta? La mia fortuna era la bicicletta perché così ho cominciato lì a muovermi di qua e di là e... Più raccomandate c'erano, più si allenava. E poi... Dovevo fare tutte le frazioni del paese perché la mamma faceva il centro, che era più comodo, le frazioni del paese, che è un paese che si trova anche con delle colline anche abbastanza impegnative, andare su e sopra, insomma. Era dura. Ma il papà raccontava mai dell'esperienza in Brasile di quando è andato a estrarre il carbone? Sì. Cosa diceva? Non ho mai sentito questa cosa. Raccontava, mi ricordo bene, non so, d'inverno. Specialmente coi piedi dentro il forno della stufa, perché Jürgen mi alzi i riscaldamenti, c'era una stufa solo in tutta la casa che era quella che serviva a far da mangiare
e scaldarsi e punto. Mentre con i piedi dentro lui raccontava le sue storie, raccontava che viveva al centro di questa Amazzonia, credo. Certo. Con delle capanne che di notte dovevano accendere i fuochi per le bestie feroci. Poi una volta era stato preso da un serpente, ma non velenoso, quelli che si torcevano in giro le gambe. E un suo amico con quei coltelli un po' a dente. L'aveva come fosse un salame di Sedrina. L'ha tagliato giù a fette. E la coda è rimasta lì. E la testa è andata. È andata. Non l'hanno più trovato. Il famoso mezzo serpente dell'Amazzonia, adesso si chiama così. E ci raccontava queste storie qua, insomma, in queste capanne costruite così, un po' di paglia, un po' di legno e benare, insomma. Perciò si stava, allora, a Sedrina c'era poco, però rispetto all'Amazzonia c'era tanto, perché almeno c'era la stufa, ci si scaldava, c'era la famiglia. Sì, beh, Sedrina stava bene, io se potessi tornare indietro, in fondo, la mia vita da ragazzino l'ho vissuta lì, sono cresciuto sereno, tranquillo. Altra grande fortuna hanno costituito la piccola società sportiva che io ho cominciato a fare le corse con l'oratorio. La grande fortuna è stata che con l'oratorio non è come adesso, sponsor di che, sponsor di là, però dopo pretendono di fare risultato. Mentre noi lì eravamo 5-6 ragazzi allievi, andavamo a fare le corse, sereni, tranquillo, quello che arrivava. Ma ognuno era libero di fare la sua corsa, tant'è vero che un anno, secondo anno da allievo, si partiva dal patronato San Vincenzo e si arrivava a Celana, cioè la scuola del Papa. Del Papa, Giovanni. Papa Giovanni XXIII. C'era in fuga un mio amico, però io stavo bene. Sono andato a prendere e l'ho staccato sull'ultima, perché no, è in salita. Era in salita, non ce l'ha fatta a resistere. La prima bicicletta invece bella, perché prima, quando è arrivata? Come hai fatto a comprarla? Perché costavano le biciclette allora. Allora, la prima vera me l'hanno regalato che un ragazzino, quando ero stato promosso in prima elementare, credo, un'ardita rossa. Ma quella vera che ho cominciato a correre... mio papà doveva essere pagato da un trasporto di sabbia del Po, perché allora le case venivano rifinite non a gesso, ma ancora così. Con la non neanche stabilitura, e certo. Questo qui era 3-4 mesi che non pagava. E il papà fa, vieni anche tu che se mi paga ti compro la bicicletta. Poi torniamo, questo qui, vedi caso, ha pagato. Torniamo indietro, vide dal me che c'era un ciclista, Maffioletti. E subito si è comprata la bicicletta. Si ferma e mi ha comprato una bicicletta usata. Quanto l'ha costata, si ricorda? 30.000 lire. 30.000 lire, cioè che adesso è 15 euro per dire, o 30 euro. Allora, per andare a casa, perché poi da Villa Dalmè a Sedrina sono 5-6 chilometri, ho detto vado a casa subito in bicicletta. Con la bicicletta. Mi ricordo non avevamo le scarpe come adesso, perché avevo gli zoccoli di legno. Dovuto togliere i zoccoli perché sennò i nei pedalini. Nel puntapiedi, nel no? Nel puntapiedi. Quindi a piedi scalzi, però la mia bicicletta me la sono portata a casa. Ha vissuto tanto, Felice Gimondi è come, non so, adesso Valentino Rossi, quei personaggi davvero mitici. C'è stato un momento, è stato felice così tanto come quando ho visto quella prima bicicletta lì? Perché di solito no, la prima bicicletta è un po', non so, quando ho vinto il Tour de France, quando è la gioia più grande? Sono gioie importanti, però le cose più importanti vanno poi sempre a finire sulla famiglia. Davvero, eh? Quando mi sono sposato, quando ho avuto la prima figlia, la seconda figlia, e dopo, sai, contano anche le vittorie, ma una più, una meno, non cambia niente. Certo, il Tour è stata un'impresa, poi molto giovane, no? Un'impresa che nessuno si aspettava, perché io l'anno prima avevo vinto il Tour dell'Avenir. Il Tour dell'Avenir, certo, era, era importante allora, sempre con la maglia azzurra, ma ero sempre della squadra dell'oratorio.
e c'era un commissario, il commissario Romano, molto bravo, commissario Rimedio, e andiamo giù, eravamo sei per squadre, diverse squadre di tutte le nazioni, e Rimedio mi fa: Felì, tu non esporti tanto perché con te puntiamo a fare la classifica. Va bene. La prima tappa di Vaux-les-Bains, Ars-les-Bains, certo, qui sulla Costa Azzurra, che Costa Azzurra, si faceva il massiccio lì, quello color arancio, Esterel, ecco. Bellissimo. Ci siamo trovati in fuga in 5-6 e con me c'era il velocista della squadra. Io avevo studiato bene il finale, sapevo che c'erano due o tre curve impegnative, poi c'era l'arrivo in pista in terra battuta. Allora le dico a questo compagno: mettiti a ruota che ti tiro la volata. Poi sono partito un chilometro non e mezzo, riuscito a tenere la non ruota. È più passato non nessuno. Non è più passato la ruota, chi dava? Cazzo, che forza della natura. Alla sera, dopo la corsa, andiamo in albergo e Rimedio Romano fa: Felì, agli mortacci, ti avevo detto di non metterti in vista e non farti notare che noi vogliamo vincere il giro con te e mi vai a vincere la prima tappa. Stavo bene. Commentatore, io mi sono messo lì per tirare la volata, ma questo non è passato, che colpa c'è, no? Commendatore si chiamava allora, commendatore. Sì. Ma invece... Dopo da lì parliamo del Tour, il Tour è la corsa più grande che ci sia al mondo, secondo me, e il secondo avvenimento sportivo sembra dopo i mondiali e le Olimpiadi, insomma. Certo, più seguito, terzo, poi a quei tempi ancora di più. Sì. Nel senso, adesso è un po', diciamo, passato quella, anche se è molto famosa, ma allora era proprio un evento storico, cioè sì, si fermava l'Italia per il Tour de France. Anche adesso. Io è un po' sorpresa. Io non dovevo fare il Tour perché neoprofessionista, avevo già fatto il Giro d'Italia. Giro d'Italia facevo Gregario Adorni, che era il capitano. Vittorio Adorni. Io sono arrivato terzo, già al primo colpo, quindi... Cavolo. Anche se una tappa sulle Alpi, facevamo il Furcapass, il Sempione, il San Gottardo, San Bernardino, 298 chilometri, con questi 4-5 passi, uno più grande dell'altro. Io non ce la farei a farlo in macchina, per dirti, tanto... Ah, oggi faccio fatica anch'io a farlo in macchina. Allora, meno male, non sono l'unico, ero preoccupato. Tra una salita e l'altra mi sono trovato in fuga, eravamo in 5-6, e avevamo già 3 minuti, però è arrivata la miraglia a pezzi, mi fa... Fermati, perché c'è Adorni. Fermati e aspetta Adorni. Quello perché dopo mi hanno messo anche a tirare, la tappa l'ha vinta Adorni, io sono arrivato quarto o quinto, però ero contento perché succede sono arrivato anche questo. Con i primi. Mi piace spiegarlo alle persone a casa che non conoscono il ciclismo, succede anche questo, nel senso il capitano ha diritto sì. a che gli altri magari si fermino, che non venga messo in difficoltà, ma è diventato presto Gimondi capitano oppure ha dovuto fare un po' di gavetta? Oppure vincendo così giovane? Presentandosi in questo modo subito, terzo il giro, poi ero arrivato secondo a Castrocaro, che è un cronometro di 90 chilometri, primo il grande Jacques Anquetil. Jacques Anquetil, il grandissimo cronometro. Era un campione di una dimensione non potente come Merckx, ma sembrava una sinergia totale tra lui e la bicicletta. Era come fosse il più bel corridore, sì. Perché c'è anche una bellezza nel ciclismo, sì. Perché uno che pedala bene. Sì. Io sai, in queste cose sì. I profani non capiscono, sembra che uno pedala, poi è anche un movimento meccanico. È vero che questo atleta aveva vinto 9 volte il Gran Premio delle Nazioni. Il Gran Premio delle Nazioni era la campionato del mondo cronometro, allora ci correva sui 90-95 chilometri. E lui da solo era imbattibile. Era duro, sì. Dopo l'ho vinto 2 volte anch'io, però. A casa. C'è una corsa che manca, Felice Gimondi, che ho vinto tutto, perché Paolo, ho vinto tutto, ma quella lì no.
Ma la cosa che più mi dispiace è che non sono riuscito a fare Giro e Tour lo stesso anno, perché ero partito il Giro che non stavo bene. Non stavo bene, ero uscito dalla campagna in Belgio con un po' di bronchite, tracheite, e ero a Imola perché il mio direttore sportivo era di Imola e mi porta dal primario cardiologico, dice: questo ragazzo qui non sta bene, bisogna fermarlo perché se no è a rischio. Si vede che era la prima volta che vedeva un atleta. Normalmente noi abbiamo il cuore dilatato come i muscoli. Ah sì, davvero? Più grosso, perciò si è preoccupato lui. E questo qui addirittura bisogna fermarlo 6 mesi e poi vedremo i risultati. Mentre invece poi è venuto giù il mio medico, che era il dottor Quarenghi, medico dell'Inter. Dell'Inter, caspita. Quindi era uno che... E lui sapeva... Portato giù i miei elettrocardiogrammi, dice: ma sono uguali agli altri, Felice. Vai. Fai un paio di prove e poi vedi. Era allora al martedì, fatto il primo allenamento con un compagno di squadra, e al giovedì ho fatto il test definitivo. Da Imola sono andato a Firenze, cioè saltando gli Appennini. Chi non va da Imola a Firenze in bicicletta? Tira su, faccio un attimo. Vado un attimo a Firenze in bicicletta, prendo la bicicletta, ma poi vado a Firenze. E sono tornato indietro e niente, lì dico a Pezzi, che è il direttore sportivo: domenica si parte, perché ho visto che tutto sommato sto bene, avrò difficoltà le prime tappe, però... Tanto è vero che le prime tappe rimasi staccato un paio di volte in salita, sul blockhouse mi ricordo. Però man mano che andavamo avanti cresceva la mia condizione. E la mia condizione in finale dovevamo fare lo Stelvio, poi lo Stelvio non si è potuto fare. C'era neve. Perché c'era neve. Allora abbiamo fatto il tonale, sul tonale ho fatto il forcing, ho staccato anche Till, che era lui, maglia rosa. E perché il marchettino in montagna non andava così veloce. E però andava a cronometro, era una bestia, poi andava comunque in pianura, poi... E c'era il rifornimento a Edolo, dopo il tonale, mentre anche Till stava rientrando pilotato da un suo compagno Aymar, io non presi il rifornimento e presi la prica a tutta. E lì ho fatto il vuoto, 3 minuti in cima alla prica. E lì sono arrivato a Tirano, che c'era una fuga di 3 corridori e avevano 8 minuti. Li ha ripresi? Non li ho ripresi, ma sono arrivato con 40 secondi da loro. Si aspettava ancora 2 chilometri, li prendeva. Però ho guadagnato 4 minuti su Jack. E lì è quindi stata vinto il giro. Il Giro d'Italia così, partendo quindi, ammalato. Partendo da questa condizione, che sono uscito dal Giro d'Italia in grandissima condizione, ero andato al Tour, e quello è il mio rammarico, che non ho potuto fare la doppietta, perché durante il Tour si vede, io non lo so... Si è un po' scaricato, però, quella fatica che ha fatto il Giro d'Italia. No, praticamente non avevamo come adesso la possibilità di prendere le borracce dopo 30 km fino a 10 km arrivo, a seconda se c'è arrivo in salita o no. E io eravamo giù al sud, verso Marsiglia, quelle zone lì, un caldo, la Madonna. Ha visto proprio la Madonna, le si è apparsa Gimondi. Dovevi prendere il rifornimento solo nel pezzo dove c'era il rifornimento. Perciò non potevi prenderlo. E sono rimasto senza acqua, ho fatto gli ultimi 30 km senza bere. E allora c'era praticamente un camion con un davanzale dietro che distribuivano l'acqua minerale. Poi io dopo 30 km che non bevevo, cosa faccio? Ho preso l'acqua, la Perrier, che tra l'altro... È anche bella gasata, sì, poteva digerire che poi. Ti spacca i polmoni. Si vede, ho bevuto troppo fredda, alla sera ho cominciato ad avere problemi intestinali, febbre, e lì praticamente il giorno dopo c'erano i Pirinei, perché se io il giorno dopo trovo un paio di tappe un po' regolari, tranquillo, invece no, salvavo, c'era il tappone. Ultima cosa che le chiedo sulla famiglia, perché c'è questa bella storia d'amore con sua moglie che si chiama
Tiziana conosciuta in un ritiro a Diano Marina. Lei è Diano Marina, il Diano giovane Marina. Felice Gimondi, un po' timido. Com'era con le ragazze Felice Gimondi? Era timido o era timidissimo. Timidissimo, non era un viveur. Poi era un bergamasco. È un cioè? Di 60 anni fa, che parlava poco. Poco. Poco, però, questa qui mi aveva fatto perdere subito la testa. E anche se parlavo poco, non ero capace di ballare, però una sera... Siamo andati in un locale perché i suoi avevano un albergo, un locale dove si andava a ballare i giovani, così. Non ho mai ballato, però quella sera lì ho ballato, anche se non ero capace. Piuttosto di vederla ballare con un altro. Ha ballato con Gimondi. Sì, niente, l'anno dopo arriva una tappa di Diano Marina e... Eravamo già stato in ritiro con il genere al suo albergo, quindi avevamo cominciato una cosa più seria. No, abbiamo cominciato già l'anno prima, a ritorno da Sanremo a guardarci, ma l'anno dopo abbiamo concretizzato. Ecco qui, guarda che bella immagine qui. Caspita, che begli occhi, Tiziana. Tanto è vero che a 19 anni l'ho sposata, pensate, 19 anni. Quanti anni avete voi, 18? 18, e l'anno prossimo vi sposate tranquillamente, non c'è problema. L'ho portata su in Val Brembana. A Sedrina, pensa a una Sedrina. Ragazza da Diano Marina, al mare, l'albergo, bravo. Lasciarla su quanti mesi da sola poi? Perché Gimondi va. Allora, il mio direttore sportivo, visto la sinergia che era nata tra noi due, l'amore così violento, ha avuto la bella idea di portarmi in ritiro collegiale il 7 di gennaio, ritiro collegiale, sono tornato a casa il 19 di marzo, San Giuseppe, Milano-Sanremo, festa del papà. Altro e lì che... abbiamo fatto festa veramente. Abbiamo fatto festa per bene, è giusto così. Ma non però mi ha tenuto lontano quasi 3 mesi da casa apposta. Accidenti. Ma l'anno prossimo quanti anni festeggiate? Facciamo 50 anni. 50 anni di matrimonio, senza mai. E è innamorato ancora come la prima volta? Beh, cambia l'amore, però invecchiando forse diventa più importante perché ti rendi conto che quando hai qualche problema la compagna o il compagno è importante. C'è. Ma perché i figli, ho due figlie che sono bravissime, Norma è avvocato, l'altra è agente di assicurazione. Però ma fanno la loro vita. Fanno la loro vita, giustamente. Invece ci fa compagnia, insomma. Posso chiedere una cosa che... Però in tanti anni, Gimondi è una persona famosa, non è mai stato tentato, magari c'era qualche altra ragazza che si è fatta avanti così, perché adesso è un mondo che cambia, uno si lascia, ma anche tipo Coppi, la Dama Bianca, invece non c'è mai stato una tentazione, una... Da quando mi sono fidanzato con lei l'ho sempre rispettata. Questo era anche come è cambiato il mondo e come... Perché sono quei valori che se uno si porta dentro. Oggi il mondo è diverso perché si vede anche i matrimoni sono un po' più difficili, non lo so. Se la società... Cosa è cambiato? Non so se è meglio o peggio, però sicuramente è diverso. Sì. Però questa storia d'amore che è durata, che appunto ha avuto la capacità anche di resistere, perché non è che l'uomo è alle tentazioni, non è che non esistono, non è che allora... Però avere... Col mestiere che facevo qualche tentazione potevo averla, ma anche lei la poteva avere perché era una bella donna. È sempre a casa da sola, il marito bella se ne ragazza, andava. Bella donna, il marito sempre in giro. Bisogna essere in giro. Due andare d'accordo, questo è un po'... Però... La cosa importante è che telefonavo a casa la domenica alla sera dopo la tappa, che allora per telefonare a casa mia comadre, che cellulare chiamo. I gettoni. Andavo giù in albergo. Per favore dovrei fare una telefonata. Infiliamo dentro lo spinotto, se c'era la cabina ti mandavo in cabina, se no parlavi lì. Lì in mezzo a tutti, neanche le cose intime ti potevi dire, neanche ti voglio bene. Niente, ho sempre trovato a casa, questa mi dava serenità. Le figlie, stai tranquillo, stanno bene, praticamente ha accudito, ha allevato lei. Perciò un grande atleta deve avere vicino una persona comunque. Io dico sempre una cosa, 50% delle mie vittorie sono merito di mia moglie.
Invece Merckx, invece questo, allora, Gimondi e Merckx è un po' la rivalità, diciamo, storica. Lui poi è il più forte ciclista di tutti i tempi, Merckx, possiamo dirlo. Sì, sì, senza non c'è, dubbio. Non c'è paragone con nessuno, dubbio, no? Ha vinto tutto. Era il cannibale, vinceva qualsiasi Eddie cosa. Eddie è uno che ha vinto 500 corse. Eh? 500 corse. Poi era... Ma era simpatico era... come persona oppure anche un po'... Ma fuori gara stavamo insieme perché eravamo anche amici, tanto è vero che mi ricordo, non so, a Benevento, anche se lui mi menava sempre. Perché lo legnava qualcuno, lui legnava sempre, però... Avevamo l'albergo uno di fronte all'altro, attraverso la strada vado da lui, beviamo qualcosa, mezza Coca-Cola con un po' di whisky e poi ci vediamo domani. Ecco quello era il doping allora, mezza Coca-Cola con whisky. E domani naturalmente col coltello tra i denti, nei denti poi... e battaglia tutta. Perché voglio raccontare questa cosa ai ragazzi. Felice Gimondi è quella persona che l'anno scorso è andato a fare una corsa, diciamo, amatoriale, una delle tante, ma quando ha visto che c'era uno davanti a lui, caspita, ha detto no, caspita, devo andare a riprenderlo, perché non sopporta ancora adesso che però, ci sia qualcuno davanti. Cioè, sono caduto, ed è caduto, giù una spalla. Ma ha raccontato la figlia, ha detto, mio papà è uno zuccone, ha visto che c'era quell'altro davanti, non ce la fa, no. È che ho trovato un pezzo di discesa, avevamo fatte già tre o quattro discesine lì in zona di Siena, dove fanno adesso le strade bianche. Bianche. Però non erano così ripide. Quella lì io mi sono buttato giù con le leve, non sotto, che riesci meglio a frenare, ma sopra. Ma sopra è diventata sempre più ripida. Ha cominciato a piovere. È andata via. Ce lo ricordiamo così. Buttato giù la spalla. Ma io mi domando davvero, però, ci deve essere qualcosa nel cervello che ha sempre avuto di voler arrivare primo. Cioè di non sopportare... Anche poi magari una qualche volta con Merckx non ce la faceva, però c'è una cosa innata, no? Felice, non può essere... uno se no dice, vabbè, lascia perdere. No, fa parte della natura del corridore. Se non sei così... Meglio allora, che smetti, non correre neanche. Sei battuto prima di cominciare, anche con Merckx ero battuto... 9 volte su 10, 100 volte su 100. 100 volte su 100. Però non ho mai mollato, tanto è vero che dopo... E questo è quello che vorrei dire a voi. Non so se è stato un premio alla carriera. Un bel momento, facciamo il mondiale al Montjuïc. In Barcellona, grandissimo. 40 gradi all'ombra. Naturalmente Eddie attacca ancora 90 km all'arrivo, ma io c'ero. Perché tra non, me e lui... Non ha mollato. Tra me e lui non lasciavo più di due biciclette, perché lui era più scattista e più veloce di me. Se va via non riesco più a prenderlo. Allora siamo andati via in 7-8. Tra questi c'era anche Battaglin, che ha vinto un giro, Zottemek, che ha vinto un tour e un mondiale, e Per Urreña, che è il migliore spagnolo. Però sono rimasti staccati a forza di ripetere questa salita che va su a Montjuïc. Se andate in Spagna andate a vederla, perché c'è sul castello in cima. C'è anche lo spettacolo delle fontane a Barcellona, no. Bellissimo. E rimaniamo in quattro, io, Eddie, Ocaña e Martens. Martens era un velocista, neoprofessionista, velocista, belga come Merckx. Merckx attacca anche il penultimo giro per cercare di rimanere da solo, però me ne ero accorto che aveva fatto un po' meno male che le altre volte le gambe. Ha fatto sì il vuoto 50 metri, ma sono rientrato subito. Ma poi vedo che lui parla con Martens. Martens, neoprofessionista, anche se parla in fiammingo... Si capisce cosa si sono detti. Ho dedotto subito anche che... Anche perché uno che parla... Le chiedeva di tirargli la volata. Uno che parla il bergamasco capisce tutte le lingue del mondo, tra l'altro, perché... E niente, a quel punto lì, nei sobborghi di Barcellona, c'erano strade strette che si prestavano a colpi di mano, ma io a 7-8 km arrivo, sono messo in ruota al mio amico lì, e non l'ho più mollato fino alla fine. Lui addirittura, prima di entrare al rettilineo del rio, mi fa il buco per farmi passare, ma io ormai avevo deciso, ti sto qua fino a... sto poi... qua, anche se arrivo quarto sto qua, so dove eravamo puntare. In quattro,
dietro di te, ma poi come andiamo sul rettilineo d'arrivo, che è un rettilineo immenso, perché prima correvano le macchine in Formula 1 lì sotto. È vero. E saliva leggermente, 3-4%. Essendo una strada così grande, non te ne accorgi della pendenza, però la senti, però senti nelle gambe. Lui chiude il buco che aveva fatto, va sotto Martens a 800 metri d'arrivo e lo fa partire. Potrò fare una volata perfetta per me, perché non devo scattare. È lunga, vado in progressione, è un po' in salita, bravo. Ce la faccio. È il arriva, mondiale, no, lui, è campionato mondiale. Lui arriva ai 250 metri, viene fuori da Martin, però quando arriva all'altezza della pedaliera vedo che tartaglia un po'. Tartaglia un po', non certo, era pieno come prima. Allora io sono venuto fuori e sono passato. E ha vinto. Ho vinto, e sì. Alziamo le mani come cazzo le mani. Alla